Bentornati cari telespettatori nel nostro talk pomeridiano biglietto da visita. Prima di iniziare, perché oggi abbiamo un ospite speciale, volevo ringraziare Rete 8 e anche il direttore di pomeriggio Luciano Di Luigi, che ci permette di entrare nelle vostre case con biglietto da visita. Io andrei subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Benissimo, chiaro e forte. Benissimo, ci sveli il suo biglietto da visita. Io sono nato a Bologna il 14 agosto 1900. Poi ho vinto l'edizione del Cantagiro, sono stato varie volte al Festival di Sanremo e sono uno dei soci fondatori, insieme a Gianni Morandi, Mogol, Andrea Mingardi e Claudio Baglioni, della Nazionale Italiana Cantanti, dove ho disputato 455 partite. Mamma mia, e già abbiamo capito. Nome e cognome? My name is Paolo Mengoli. Maestro, ben arrivato. Oddio, che bello. Chi è? Ce lo presenta? Lei è Diana ed è una campionessa, è un border collie, è una metticina intelligentissima, sicuramente più del suo padrone. E lei ha vinto oltretutto ai fatti vostri anni fa il Doc VIP, il Doc Factor VIP, che è una gara che si faceva all'interno dei fatti vostri condotta da Giancarlo Magalli. Lei è la campionessa, eccola qua. Abbiamo c'ho un maremmano, un pastore maremmano abruzzese e un bel pastore tedesco arrivato proprio 2 anni fa, compiuti, e compirà il 12 di ottobre. Compiuti il 12 di ottobre, li compirà. Ma quanto amore danno questi baobao? Fanno anche incazzare delle volte, scusate il francesismo, però danno tanto. Io sono sempre stato legato ai cani e abbiamo la possibilità con mia moglie, che adesso il maremmano è in studio, mia moglie è un avvocato penalista, è in studio con lei, e qui a casa sono il pastore tedesco e il border collie. Però danno tanta compagnia, tantissima, tantissima. C'è sì, poco da dire. Sì, assolutamente sì. Saluta, sì. Saluta, di ciao, fai così. Ciao! Vai, fai così. Ciao. Eccola qua. Andatevi. Maestro, io sono andata a sbirciare ancora di più della sua carriera artistica, perché veramente c'è da raccontare tantissimo, infatti con una puntata sicuramente non riusciremo, ma voglio sapere, sia io che i telespettatori, come è iniziato la sua carriera, perché si è innamorata della musica e che fortuna ha avuto per diventare l'artista che è oggi. Beh, devo dire che sono stato fortunato, perché la salute non mi è abbandonato, e per salute intendo anche le corde vocali. Ancora tuttora sono funzionanti, funzionano molto bene, grazie a Dio. Beh, io ho iniziato innanzitutto a 7 anni a studiare uno strumento che tu conosci anche benissimo. Poi maestro, no, dammi del tu, perché io il maestro lo avevo alle elementari, quindi Paolo, un po' difficile. Mi chiamo Paolo. Allora, va bene. E uno strumento che tu conosci bene, che è la fisarmonica. L'ho studiato per qua dei 7 anni fino ai 12. Nel frattempo, 10 anni, ho cominciato a cantare, e il mio inizio canore è stato abbastanza, devo dire, abbastanza anomalo, perché in casa mia si respirava aria di musica lirica, musica, sì, opere, da Rigoletto alla Tosca, alla Bohème, insomma, wow, grandi tenori come Beniamino Gigli, come Giuseppe Di Stefano, del Monaco, e io sentivo sempre queste arie, queste melodie liriche. Poi allora facevano anche dei film con questi tenori, e mio padre, sì, che era un ferroviere, aveva in omaggio per la famiglia la tessera per andare al dopolavoro ferroviario, dove c'era il cinema, e lì andammo a vedere il Rigoletto. Avevo sugli 8 anni, a un certo momento, sai che in quei cinema di una volta c'erano le sedie a scompa, cioè a ribalta, andavano, sì, su e andavano giù le sedie.
Quando arrivò la melodia della donna immobile, la donna immobile, e cominciò sì. La donna immobile, allora io mi sono alzato sul sedile della sedia, continuato al fiume, al vento muto ad accento e di pensiero, la donna immobile col fiume al vento, e lì la gente si è messa a ridere e applaudirmi, che una signora che era di fianco a mio padre dice: ma è suo figlio? Fa: sì sì, mio figlio, anzi scusate se vi ha disturbato. No, fa: guardi che è intonatissimo, lo porti dalla scuola di canto. E da lì ho cominciato anche a cantare, quindi così. È iniziato così. Ma che meraviglia, ma quanti anni aveva? Otto anni, avevo 9 anni, avevo 9 anni, 9, perché a 7 ho cominciato con la fisarmonica, a studiare la fisarmonica, il solfeggio, tutte quelle storie lì. Ero arrivato al punto di suonare musiche, chiamiamole musiche, come Il volo del Calabrone, il Battagliero, Speranze perdute, La Ciarda di Monti. Perché nella scuola dove andavo a studiare fisarmonica, c'era anche un altro grande, che oggi è un grandissimo maestro, direttore d'orchestra e anche arrangiatore. Eravamo a scuola assieme di Cremona, che è Fio Zanotti. Tu conoscerai benissimo, certo. Che è un grande autore, ed eravamo assieme in questa scuola qua. Poi è prevalsa la voglia del canto e da lì ho cominciato, sono andato avanti. Ha iniziato, ha avuto tanti grandi successi. Ma qual è il successo più grande che porta ancora oggi nel tuo cuore? Ma guarda, devo dire che come soddisfazione la più grande è stata la vittoria al Festival di Voci Nuove di Castrocaro nel 1968, dove il presidente di giuria era un certo signor Renzo Arbore, e praticamente io avevo come padrino Charles Aznavour, il quale alla fine della mia esibizione disse: guarda, tu continua a cantare perché la grinta ce l'hai e anche la voce. Però io avevo 18 anni, la voce era già cambiata. Però la cosa più bella fu che quando fu il momento di andare a giurati presieduti da Renzo Arbore, dovevano andare dentro un camerino per decidere il vincitore, Arbore disse a Gianni Ravera, che è l'organizzatore: io non vado a dare un altro nome che non sia di quel ragazzino di Bologna che ha cantato quella canzone, quella cover, Per un momento ho perso te, perché l'ha già decretato il pubblico il vincitore, dato sì che appena finì l'esibizione la gente cominciò a applaudire. Credo di avere avuto la prima mia standing ovation, si alzarono tutti in piedi ad applaudire, chiedendo anche il bis, ma non era possibile. Allora io mi fecero uscire di nuovo sul palco per ricevere l'applauso, però Arbore disse queste parole: io non vado a dare un altro nome che non sia quello di quel ragazzino di Bologna. Ecco, questa è stata sicuramente una grande soddisfazione. E questo mi fa ancora capire oggi che, oltre alla bravura, credo che ci voglia veramente tanta fortuna anche per questo lavoro, questo mestiere. Esatto. Ma sicuramente ci vuole fare la fortuna, e poi deve avere anche la fortuna di incontrare persone, ecco, che ti possono aiutare, che credono in te, perché se non credono in te diventa difficile. Oggi è tutto molto superficiale, e invece allora c'era io ebbi una maestra che si chiamava Alda Scaglioni, di Bologna, ipotesi, che era stata per tanti anni anche la maestra di Gianni Morandi, la quale in me credeva probabilmente, perché mi mise a 15 anni nella sua orchestra, e con l'orchestra, e allora si chiamava orchestra, facevi le balere, i dancing, facevi i locali da ballo, le sale, quindi facevi queste cose e avevi un contatto diretto col pubblico, e se tu non piacevi come cantante, l'orchestra era costretta a cambiare il frontman, ecco. E lei ebbe fiducia in me, come la ebbe prima di me con Gianni Morandi, perché Morandi suonò con l'orchestra I Cadetti di Scaglioni per quasi 3 anni, poi ci fu il lancio, ecco, poi partì nel 61 con Fatti Mandare dalla Mamma, Go Cartista e quelle cose lì, e io presi il suo posto, ma nel 66.
perché si intervallarono altri cantanti. Nel 65, se nel 65 la maestra ritenne che io ero maturo per poter affrontare un palcoscenico, e da lì è cominciato. Quindi devo sicuramente a lei questo mio inizio. Bene, bene. È sempre bello ricordare chi ci dà una mano, chi ci ha dato una mano, chi ci ha aperto una strada così importante. I suoi successi sono stati grandissimi, ma ho saputo che c'è stato. Tu, Paolo, hai scritto un inno mondiale. Perché? Ma io presentai questa canzone, la canzone è nata nel 2005, quando di ritorno da un reality, avevo finito di fare un reality condotto da Carlo Conti che si chiamava Ritorno al Presente, e facevamo febbraio e marzo, e nel 2000, aprile 2005 ci fu una festa a Bologna e io andai a questa festa in cui era una festa di una radio, era Radio Bruno, Sì. e diedero lì la notizia che era scomparso Giovanni Paolo II. E io a quel Ecco. punto chiaramente la festa venne interrotta, ma anche se non l'avessero interrotta, io mi alzai subito, salutai tutti quanti e andai a casa perché era troppo grande. Io un ammiratore di Giovanni Paolo II per tutto quello che aveva fatto Sì. nel suo pontificato. E devo dire che andando a casa pensai a una canzone che aveva già un testo, ma non era quello che poteva essere come dedica a Giovanni Paolo II. Si chiamava Ora parlami d'amore. E allora io, d'accordo con un mio amico, autore anche lui, decidemmo di fare un testo nuovo. A me venne l'idea di prendere alcuni anatemi suoi, spalancate le porte a Cristo, i bambini i bimbi sono un sogno, sono la primavera, quando fece anche, lanciò quell'anatema nella Valle dei Templi in Sicilia. E le prime strofe di questa canzone sono alcuni suoi anatemi così, fatti con grande grinta. Poi andai a una trasmissione di Suor Miriam, a Rai International, quando si chiamava Rai International, e Sì. la cantai anche lì, ma lei mi disse: no, oggi non la fai questa canzone, volevo cantarla, ne fai un'altra, perché il 1 maggio c'è la beatificazione di Giovanni Paolo II, e quindi tu la vieni a cantare qua dopo l'Angelus di Benedetto XVI. Beh, Mamma devo mia, che dire bello. che guarda, Silvia, è stata una grande emozione anche quella lì, perché la DN Kronos poi pubblicò gli ascolti di quella giornata, e gli ascolti, cioè, ci sono tutte le carte che lo stabiliscono e lo confermano: Wow. 60 milioni di ascoltatori in tutto il mondo per quel giorno della beatificazione. Lei mi ha visto in questa trasmissione Natalino Monopoli, il professor Natalino Monopoli, che era il presidente dell'associazione Giovanni Paolo II, e interpellò gli autori della trasmissione, disse: guardate, vorrei parlare con Paolo Mengoni. E mi propose appunto di fare questa canzone, di se potevo cedergli questa canzone come inno ufficiale per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. E dietro questa cosa chiaramente mi diedero il riconoscimento Giovanni Paolo Ecco. II, la canzone è diventata l'inno, e 2 anni fa mi hanno insignito, forse indegnamente, anche di testimone di pace, testimone ambasciatore di pace nel mondo per l'associazione Giovanni Paolo II, che è una cosa che mi gratifica molto, lo dico con grande orgoglio, con grande orgoglio. Immagino, è una grande, grande cosa. Ora mandiamo un contributo video. Ora parlami d'amore. Fa per...
detto tu di aprire quella porta e non aver paura. Me l'hai insegnato tu che i figli sono un dono, son la primavera. Hai parlato all'anima degli uomini anche senza le parole, allora fallo ancora, come sai, da lassù arrivo al cuore. Ora parlami d'amore, quello che non può morire, che è negli occhi dei bambini e che abbatte tutti i muri e che dà la libertà. Detto tu, basta violenza, ma speranza sulla terra. Me l'hai insegnato tu, quando hai urlato al mondo, mai, mai più la guerra. Perché amare è semplice, è facile, è solo di sa quanto ne ho bisogno, allora ballo ancora da lassù arrivo. È meraviglioso questo video, ci puoi raccontare un pochettino di più? Ma come avrete notato, l'inizio del video parte con l'incontro avuto con il Papa Francesco, perché lui è venuto a conoscenza di questa cosa, sì. E siamo andati, abbiamo praticamente chiesto se era possibile avere un'udienza privata tramite l'associazione, e attraverso anche l'associazione Giovanni Paolo II, attraverso il Monsignor Parolin, il capo del segretariato di Stato del Vaticano, siamo andati a Roma a consegnargli il video, e poi è stata un'emozione grandissima anche quella, anche se io Giovanni Paolo II avevo avuto modo di incontrarlo un paio di volte, ecco, in passato. Però fare consegnare, che l'ha guardato con grande affetto questo video, ha ringraziato, però insomma è sempre una grande soddisfazione. Parlo di Papa Francesco. Noi, siccome purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono, e sì. Con te noi dobbiamo parlare ancora di tanti progetti molto importanti. Quindi sono qua. Ti aspetto per martedì prossimo, sempre su Rete 8, su Biglietto da Visita. Per il momento ti saluto, ti do un bacio.
e a martedì prossimo. Anche il contraccambio. Ciao a tutti, anche a coloro che sono dietro le telecamere. Ciao. Perfetto, io saluto i nostri telespettatori, ci vediamo martedì prossimo con biglietto da visita. Ciao a tutti.